è per noi una partita importante perché noi dobbiamo avere una reazione, perché se non avessimo una reazione è chiaro che vorrebbe dire andare a attaccare l'intelligenza di ognuno di noi, perché dopo la prestazione che abbiamo fornito, anzi la non prestazione contro il Montevarchi, è chiaro che lo dobbiamo in primis a noi stessi e poi a tutti coloro che amano il Teramo, che ci sono venuti a vedere, sobbarcandosi chilometri e chilometri per venire a vedere la squadra del cuore, e non gli abbiamo fatto vedere niente, anzi, li abbiamo fatti soffrire come cani. E quindi è chiaro che noi, per rispetto del gruppo, dei sacrifici che facciamo, della società nostra che ci paga, dei tifosi che ci sostengono costantemente, è chiaro che dobbiamo fare una reazione d'orgoglio, non può mancare, ma io mi auguro che l'analisi che abbiamo fatto all'interno del gruppo squadra sia andata a buon fine, perché siamo stati mali di quella prestazione. Io sono uscito estremamente deluso. Io spesso ho rimarcato la grande abnegazione che hanno messo questi ragazzi, la grande intensità che mettevano sempre nel lavoro quotidiano. A Pontedera contro il Montevarchio siamo mancati totalmente in approccio alla partita, e questa è l'unica cosa che non voglio vedere da nessuno dei miei calciatori. Quindi noi domani, già a cominciare da domani con il Pescara, dobbiamo fare una reazione importante e poi pensare alla Fermana. Però noi domani l'atteggiamento e la prestazione non la possiamo mancare, perché sennò vorrebbe dire perseverare negli errori. È normale che dobbiamo tenere in considerazione il fatto delle 3 partite in una settimana. Però questo mi aggancio alla tua domanda anche per rispondere anche a tante domande che mi vengono fatte anche fuori da qua. Cioè, noi in questo momento siamo impossibilitati a fare anche qualcosa di diverso, perché noi abbiamo delle carenze in organico dovute agli infortuni. Come difensori centrali noi a disposizione ne abbiamo 2 soli. A centrocampo ancora sono out Arrigoni, Fiorani, Cucurullo e Rossetti, che non sta bene per quel fastidio al ginocchio che si porta da Pordenone. È chiaro che siamo limitati dal punto di vista dell'organico. E davanti Berligea e Rosso sono rientrati dai rispettivi infortuni, ma è chiaro che non possono essere sollecitati con grande continuità, perché sennò andremo incontro a dei rischi che non possiamo correre. Quindi è normale che nella scelta della formazione di domani cercheremo di gestire le 3 partite in una settimana, ma è chiaro che tante invenzioni non possiamo farle.